in questo video. Non hai capito? Io sono innamorato di Nicole. Tu gli dai le rose e poi a ricreazione te la baci. Vuole baciare Nicole? Eh sì, abbiamo soltanto 2 ore di tempo. Quanto? Si stanno per baciare. Ma chi si sta per baciare? Leonardo e Nicole. Nando, dove sta Nicole? Lo sta Nicole. E capito, sta baciando Nari. Filippa, no! Oh, inizia male la giornata. Dove sta? Buongiorno, principessa. Principessa, magari regina. Comunque buongiorno anche a te. Hai dormito bene? No. Perché? Non hai saputo la notizia. Qual è questa brutta notizia? Guarda, te lo dico subito, siediti perché... notizia? Che notizia? Ragazzi, sedetevi perché ora vi racconto. E non è una bella notizia, già ve lo dico, Inizia bene. Questa mattina stavo davanti al cancello quando Nando stava dicendo a tutti di entrare. Ho visto il maestro San Giovanni che diceva agli altri alunni che oggi sarebbe tornata Hilary. Ma che stai dicendo? Sì. Ma davvero? Sì. Abbiamo fallito come i bolli. Non siete riusciti a far trasformare Hilary in una dei nostri. Puoi divenire anche tu. Io sono il capo e decido quello che fate. Ma capo di chi? Io sono il capo di tutti voi. Tu non sei il capo di nessuno. Sì, io sono il capo di questa banda e voi dovete fare quello che dico io. Ho ragione io. Ho ragione io. No, ok? Dobbiamo pensare a Hilary adesso. Scusa principessa, la banda dà qualche problema. Ragazzi, sono le 8, sta arrivando il maestro, io adesso mi vado a cambiare, mi raccomando, eh. Sì, sì, adesso ci mettiamo seduti, non scocciare, bidello. Dai ragazzi, rimaniamo uniti, tutti insieme. Sì, dai, siamo sempre una banda. Preside, buongiorno, ho portato Hilary dopo rientro dalla sospensione, quindi mi raccomando, siamo... Buongiorno papà Stefano, buongiorno. Hilary, oggi è il tuo primo rientro a scuola. Mi raccomando. Sì, signor. Mi raccomando, Hilary, non iniziamo subito. Ti prego, fammi vedere che qualcosa è cambiato dopo la sospensione. Allora, Presidente, Hilary è stata sospesa e va bene, se ha sbagliato, per carità, sono d'accordo. Certo. Però facciamo attenzione, cioè, se ci sono dei ragazzi che dicono ci sono dei bulli, o spostiamo Hilary in un'altra classe, no. Cioè, prendete dei provvedimenti. Guardi, papà Stefano, i provvedimenti li abbiamo già presi. Ora, bulli, non bulli, non abbiamo avuto nessuna prova di questi bulli, eh? È successo un macello, abbiamo chiamato addirittura la polizia. Lo il so, computer certo. Rotto, quindi. Presidente, però io voglio dire una cosa, lei ha chiamato la polizia l'altra volta, io infatti volevo parlare proprio di questo, ho portato Hilary questa mattina a scuola proprio per questo motivo, perché lei adesso mi deve dare un motivo perché a me avete chiamato la polizia. Se ci sono dei bulli a scuola dovete stare attenti voi, perché siete voi le istituzioni. Io me ne vado, sono le 8, devo andare a scuola, devo fare la lezione. E se io sono passato, ho passato di qua per colpa vostra, siete voi che dovete pagare le conseguenze, perché... Adesso basta! Papà Stefano, basta! La prego! Tanti bulli oggi non mi diranno niente. I bulli. Devo dirti una cosa molto importante. Che cosa? Dobbiamo cacciare con Hilary? No, una cosa più difficile. Devo cercare di conquistare Nicole. Oh mamma mia, in che senso conquistare Nicole? Ma ancora non l'hai capito. Capito cosa? Io ho capito solo che dobbiamo cacciare fuori Hilary da questa scuola. Non hai capito? Io sono innamorato di Nicole. Ho capito! Il bullo è innamorato di Nicole. Allora, adesso... Leonardo vuole baciare Nicole, Nicola vuole baciare Alessio, voleva baciare Alessio, quindi ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour, a chi baci tu? Na, 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 na. Ma chi è? Senti, io sono anche bullo, ma sono un po' timido, non so come conquistare le ragazze. Aspetta, torno subito, ho visto una cosa davanti alle tre di scuola, arrivo. Ma dove vai, socia? No. Lei mette in dubbio la mia professionalità, papà Stefano? Mai detto nulla. Mi sembra di sì, perché sta facendo una pantomima di tutto quello che è successo. Arrivederci. Adesso può andare, papà Stefano, non mi faccio arrabbiare ulteriormente, d'accordo? Non se ne può più, mi faranno diventare pazza. Pazza mi faranno diventare. Ho la cosa perfetta per te. Ma non è per questi fiori. Non ti preoccupare, sono perfetti. Ma a me fanno schifo le rose rosse. Allora, io sono una ragazza e di queste cose me ne intendo. Tu gli dai le rose e poi a ricreazione te la baci. Quindi a ricreazione Leonardo bacerà mia zia Nicole. Poi mia zia Nicole non sarà più mia zia, sarà bulla per sempre. No. Da adesso alla ricreazione mancano soltanto 2 ore. Devo fare qualcosa. Ma che cosa stanno facendo questi due? Vai, metti le rose dentro. Molle.
Hai capito che devi fare? Quindi... Sì, ho capito tutto. Che devi fare? Devo baciare la ricreazione. A ricreazione, te la bacerai, a ricreazione, hai capito? Va bene. Ma cosa stanno dicendo? Non riesco a capire. Di là! Non puoi capire, non puoi capire. Allora, dimmi. Non puoi capire cosa sta succedendo. Dai, la dimmi, che cosa... Zitta, che loro si sentono. Ah, scusa. Allora, Leonardo, a ricreazione, vuole baciare Nicole, ti rendi conto? Vuole baciare Nicole? Sì, abbiamo soltanto 2 ore di tempo. Quanto? 2 ore? Sì, è a ricreazione, abbiamo meno di 2 ore di tempo. Ma Ila, hai in mente qualcosa? Hai in mente un'idea? Che cosa possiamo fare? Non lo so, dobbiamo chiamare il banale di Alessio. E allora Ila, dobbiamo avvisare tutti quanti quelli che stanno nell'altra classe, come Alessio, Roma e Gaia. Così almeno i nostri amici ci aiutano a fermare Leonardo. Siamo più forti di voi. Ila, guarda che ti vedo. Ila. Funghetti, abbiamo meno di 2 ore. Abbiamo meno di 2 ore per fermare il bacio fra Leonardo e Nicole. Funghetti, iscrivetevi al canale per aiutarci in questa missione. Se vi iscrivete potete darci tutta quanta la forza per evitare il bacio fra loro due. Esatto ragazzi, Funghetti, siete troppo forti voi. Il vostro potere è l'amore, non lo capite? Abbiamo pochissimo tempo, manca 1 ora e 50 minuti. Tra poco in questo video. Manca soltanto 1 ora e mezza. 1 ora e mezza cosa? Ilari! Sono per te questi. Per me! Allora ragazzi, oggi ripassiamo le regioni. Iniziamo da quelle del nord. Abbiamo la Val d'Aosta. Ma mi state ascoltando? Ma chi se ne frega delle regioni? Comunque ti devo dire una cosa, ricreazione. Perché ricreazione? Dimmela adesso. No, adesso non posso. Da ora inizia la nostra missione, andare ad avvisare i compagni dell'altra classe, così ci possono dare una mano. Aspetta, so io come fare. Maestra, devo andare al bagno, ma sto facendo le sotto, la faccio in classe, la prego, avevo da sola. Vai, Ilari, vai. Lucrezia, ma non si tirano le cucce alle maestre. Innanzitutto tu fatti i fatti tuoi. E poi quella è una maestra di supplenza. E che cosa c'entra che è di supplenza? È sempre una maestra. Ma stai zitta tu. Non so se questa è la classe di Alessio, però proviamo. Scusate, c'è qua Alessio, Gaia, Roma. Andate subito via. Io non ho fatto nulla, Va avviso. Scusate, questa è la classe di Alessio? No. Allora, Alessio e Gaia, avete studiato? Vi ho dato la poesia. Guarda Giovanni, ho studiato anche più del dovuto. Ho fatto anche pagina 190, 191, tutto il resto. Tutto il campo. Bravo. Vedi Alessio? Allora, cominciamo. Che cerchiamo? Uè, che sta succedendo là? No, però guardi, scusi, stavo parlando con un amico immaginario perché dovevo vedere le foto delle pagine. Alessio, ma chi è questo amico immaginario? Voi, chi è? Ma chi, dove sta l'amico immaginario? Perché non lo vedi? No, non vedo nulla adesso. Io non vedo nulla. Lo vedo. Tu ti devi far curare. Fatti curare. Dov'è il mio quaderno, Alessio? Dov'è il mio quaderno? Lo vedi, San Giovanni? Sarà stato veramente l'amico immaginario di Alessio. Allora qualcuno ci sta. Io dico solo cose vere, Esiste. Alessio. Mi dai ancora. Non puoi capire. Manca soltanto 1 ora e mezza. 1 ora e mezza a cosa? Al bacio. Ilari, che stai facendo qua? Sono amico immaginario. Ma che amico immaginario? Dimmi che stai facendo qui. Ma che sono là? Ilari, per favore. Vai andare al bagno. E allora vai al bagno, immediatamente. Non sta a sto bagno. Ma che bagno? Il bagno sta in fondo a destra. Ilari! Ilari! Ricorda, 1 ora e mezza. Ma cosa? Ma fra quanto arriva Ilari? Manca solamente 1 ora e 30 minuti. Speriamo che ce la stia facendo. E come sarà? Ce l'hai fatta Ila? Purtroppo no. Come no? Perché con rompiscatole di San Giovanni mi ha bloccato. Dobbiamo trovare assolutamente un'altra soluzione, lo sai, manca pochissimo. Io c'ho la soluzione. Non lo so. Manca solo 1 ora e 30. Sei felice?
Sei pronto? Beh, non sono molto pronto, ma non vedo l'ora. Dai, vai, che ce la fai. Io credo in te, vai. Ma posso sapere cosa manca? 1:30? Non ti preoccupare, principessa. Finché ci sarai tu non mi preoccupo di niente. Uè, 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 stiamo a fare lezione, se studia. Milarie, vattene. Questa scuola, chi non studia, chi si... Vattene! Ora. Vabbè, Ila, provo io, va bene? E maestra, posso andare in bagno? Tra poco, in questo video. Nicole, ti devo dire una cosa. Cosa? Te la devo dire da tanto tempo. Dimmi. Questa è la mia ragazza, che ci faccio? La tua ragazza! Hai toccato il bullo della scuola? Adesso sono affari tuoi. Tu si mette, sai. Ilari! Sei uscita? No! Non c'è. Ma perché ridi, scusami? È così, andava di ridere. Okay. Però mi ha bloccato la preside, Ilari. A me mi ha bloccato San Giovanni, a te. Ilari, manca solamente un'ora. Come facciamo? Non lo so, come facciamo? Manca solo un'ora, dobbiamo trovare un modo. Dai, pensiamo. Idea! Vai! Possiamo leggere il nostro fumetto, così ci tranquillizza un po' la memoria. Cioè, magari ci dà un po' di ispirazione. Quindi, sì. Vi ricordiamo che è uscito il nostro fumetto e lo potete prendere nel link in descrizione. Ecco, il nostro fumetto mi ha fatto venire un'idea fantastica. Ila, che idea ti è venuta per entrare nell'altra classe? Vado d'anno, mi faccio aiutare da lui. Ando, mi devi aiutare, devo entrare nell'altra classe, come posso fare? Che è successo? Nando, sbrigati, manca solo un'ora. Un'ora di che? Che devi suonare la campanella che manca un'ora? Nando, sbrigati, tu non le capisci queste cose. Dammi una mano per entrare nell'altra classe. E va bene, ti aiuterò a entrare nell'altra classe, dopo mi spiegherai meglio. Dunque, pensandoci bene, sì, un'idea ce l'avrei per farti entrare nell'altra classe. Sì, va bene, ti aiuterò, dai, tranquilla. Mancano solo 30 minuti. Dai, meno male, non vedo l'ora che vi baciate, dai, non vedo l'ora. Mi spiegate cosa manca in 30 minuti? Dai, non vedo l'ora che vi baciate. Oh no, speriamo che Ilaria ce la faccia, mancano solamente 30 minuti. Chi è? Nando. Che c'è, Nando? Devo svuotare il sacco. Deve svuotare i cestini. Lei, stiamo facendo lezione e deve svuotare i cestini. E allora butti via la Mondessa, ecco. Mannaggia a te. Ma io devo entrare, devo svuotare il sacco, devo entrare. Lui deve entrare adesso. Come fa? Allora guardi, ne approfitto, vado in bagno. Lei entri, faccia quello che deve fare. Come vuole, faccia come vuole, grazie tanto. Prego, prego, entri. Grazie. Grande, Rando. Sì, tranquilla, tranquilla. Stai tranquilla, stai tranquilla. Grazie, grazie. Non potete capire, si stanno per baciare. Ma chi si sta per baciare? Leonardo e Nicole. No, non è possibile, dobbiamo andare a fare qualcosa. Ma che cosa ti frega di Leonardo e Nicole? Cosa ti importa? No, per carità, niente, però, cioè, comunque è sempre stata una persona importante. È stata una persona importante per te, non più, perché ora stai con me. Sì, ora sto con te, questo è vero, lo sappiamo. Ma non è che sei geloso. È una cosa importante, perché se lui la bacia, lei diventerà bulla per sempre, lo capisci? Che cosa importa, scusa, che lei rimanga una bulla per sempre? Tu non ci vai. Ma lei prima era una di noi, ora perché dormi era una bulla? Di noi, è apposta, cioè. Ma deciso lei di diventare una bulla. Ma ho capito, io voglio andare ad aiutare, capito? Basta, adesso io arrivato di là, ma voi vi dovete sbrigare ad andare di là, ok? Oh, sbrigate che sei a San Giovanni, forse concludiamo queste cose. No, tu non ci hai capito. Io ci vado e ci voglio andare e ci andrò. Sì, no, io ora vado con Ilaria a chiamare Nicola perché non si può guardare con me. Ma ancora 10 minuti, devo andare. Oh, l'hai capito o no che mancano 10 minuti? E a me che cosa mi frega, tu non ci vai, punto. Adesso non ti permettere, Alessio, che devi fare? Prof, mancano 10 minuti, mi lascio andare. Ma 10 minuti a che? Non ce la faccio più, non ce la faccio più con te. Alessio, per me è finita qui, io ti lascio se vai lì, hai capito? Nando, ma cos'è questo sacco? No, ci sono delle molle che ho trovato questa data lì. Non credo proprio, fammi vedere. Sì, no, mantemi, non ci preoccupi. Maestra, guardi bene, c'è Ilari dentro al sacco. Sì, sta proprio lì dentro. Ilari! Ma che stai facendo qua dentro? Dentro il sacco? Fatela subito la presidenza! No! No, maestra, la prego, Ilari! No. Sara, io ho avvertito Alessio e Gaia che stanno per venire. Io devo andare in presidenza, ciao! No, Ilari, ti prego, non mi lasciare da sola, Ilari! Mancano solamente 3 minuti! Mi raccomando, Sara, non li far baciare, non li far
Ok, ha suonato la campanella, potete fare ricreazione. Ha suonato la ricreazione, adesso è il tuo momento. Ok, sono un po' emozionato ma sono pronto. Non ti preoccupare, e mi hai baciato un'altra bulla, di fare così. Come, così? Ma no, ma più convinto di andare là e di dire: Nicole, ti voglio baciare, papà. Ok, sono pronto, Nicole, ti voglio baciare. Beh, le rose però. Ah, sì, davvero. Sarei pure bullo, ma con le ragazze proprio non ci si deve fare. Manca un minuto, adesso sbrigati ad arrivare. 59, 58, 57. Nicole, ti devo dire una cosa. Finalmente, da stamattina che mi dici ti devo dire una cosa. No, un'ora e mezza, mezz'ora. Che cosa mi devi dire? Aspetta un attimo che non mi ricordo. Che la devi baciare. Sono per te questi. Devo fare. Adesso respiri, ti tranquillizzi e poi la baci. Così. Alessio ancora non arriva. 10, 9, 8. Devo andare io, basta, adesso vado io. Nicole, ti devo dire una cosa. Cosa? Te la devo dire da tanto tempo. Oh, stai ferma qua. Oh, stai ferma. Dai. Non ci credo, si sono baciati, non ci posso credere. Carini. È tutta colpa tua che mi hai fermato, se no lo potevamo evitare questo bacio, ti rendi conto? La tua amica Hilary non ce l'ha fatta a fermare questo bacio. Che cosa? No, basta. Questa è la mia ragazza, che ci fa qua? No, io sono la ragazza, io sono la tua ragazza, capito? Siete tutte e due le mie ragazze. Hai toccato il bullo della scuola? Adesso sono affari tuoi. Io non sono la tua ragazza. Io sono la tua ragazza. Sai che c'è? Se tu ti sei stufato di stare con me, non vuoi più stare con me perché non ti piaccio più, rimettiti con Nicole. Ciao. E infatti ora mi ci rimetto. E poi tu con me non ci puoi stare perché tu mi hai tradito con Gaia. E adesso io sto con Leonardo. Quindi con me te ne scordi. No, io non ti voglio più, hai capito? E neanche io. E nemmeno io però. E neanche io. Riprenditi. Vattene, riprenditelo. Ma che vuoi? Pensi che ho paura? Ah sì, vuoi stare con Nicole? Allora prima te la vedi con me, capito? Non la devo conquistare, l'ho già conquistata. E come? E come l'ho conquistata? Come l'ho conquistata? Come l'ho conquistata? Con le rose! Con le rose! Sì, pensi che con un mazzo di rose la conquisti per sempre? Mi sono lasciata per Alessio! E beh, piagni, che te piagni? Non ti sei perso niente, che te piagni? È poco serio! Ma come è poco serio? Chiamita, io non parlo! Te fa ping pong, lascia stare! Ma che ami, sei giovane, oh, te ne fa un altro. Hai capito che Nicole è mia? No, Nicole è mia. Basta. Certo, perché sta con me. Io, stare con te, scordatelo. State proprio male insieme, lo posso dire. No, non avete capito, voi due insieme. Ma ci state, Nicole, non è tua, non è mia. Basta, levati un attimo. Funghetti, dovete aiutarci perché Nicole non può stare insieme a Leonardo, sennò diventerà bulla per sempre. Quindi funghetti, iscrivetevi al canale per far lasciare Nicole con Leonardo. Iscrivetevi al canale e fatelo anche per Hilary, che è stata sospesa di nuovo. Vi piacerebbe. Funghetti, abbiamo una sorpresa per voi. Da oggi potete ordinare il nostro fumetto. Ordinatelo nel link in descrizione. Ciao.